Buongiorno e benvenuti. Nuovo video tutorial di un paio di orecchini molto molto carino. Li ho indossati e mi piacciono tantissimo. E la cosa più bella ancora è che sono leggerissimi. Eccoli qua, vi faccio vedere la prima versione. Si presentano così. Questa è una combinazione di colori tra turchese, rosa molto chiaro e caffè latte, e questi sono delle 80. Come vedete, materiali veramente semplici, niente di che. Questo è il retro. E si chiamano Tancredi. Allora, vi faccio vedere l'altra versione. È una combinazione di colori che vince sempre ed è turchese, bronzo e bianco. Eccoli qua, veramente leggerissimi. E adesso vi farò vedere come realizzarli con questa combinazione di colori. Di cosa abbiamo bisogno? Intanto il filo da 0,17, poi delle 80, che io utilizzo due colorazioni. Prima è questa, un metallic bronze iris, come vedete sono 80, e queste invece sono viola. Dopodiché delle 11,0. E queste sono le Galvanized Light, vediamo, Cranberry, un rosa rosso, un po' così, e delle Super Duo. Dopodiché in più una perla da 4 mm e una goccina. Vedete, voi potete inserire anche solamente una perla leggermente più grande, tipo da 6 o da 8, oppure anche una goccina più grande, non ha importanza. Per iniziare bisogna inserire sul lago 7 Super Duo. Dopodiché prendiamo una 11, la perla da 4 e un'altra 11. E ci colleghiamo con la Super Duo di fianco. Allora, bisogna salire nel foro alto dalla Super Duo, questo modo, e tra ogni Super Duo dobbiamo inserire una 80. E lo si fa per tutto il giro. Finché si arriva alla fine. Adesso, tra ogni 80, prendiamo un'altra 80, 3 11, e un'altra 80, e questa sequenza, e la si fa per 6 volte. L'altra volta,
per 6 volte fino qui. Eccoli qua, 6 gruppi. Adesso tra queste 8 0 invece prendiamo solamente una 11 0. Ci colleghiamo con la 8 0 e usciamo dalla prima 11. Tirate bene. Adesso cambiamo il colore delle 8 0 e mettiamo le altre. Ma prima prendiamo 2 11 0, prendiamo una di questa 8 0 dell'altro colore e altre 2 11 0 e ci colleghiamo con la ultima 11 0. Entriamo anche nella prossima 8 0 e usciamo dalla prima 11. E anche questo si fa fino qui. Ci colleghiamo con la ultima 11. E si fa per tutto il resto del giro. Adesso all'inserimento dell'ultimo gruppo ci colleghiamo sempre con la ultima 11 e usciamo dalla prima 8 0. Ecco, c'è una perlina che non passa e questa qui cambio. Allora si esce da questa 8 0. E prendiamo altre 5 11 0. Ci colleghiamo con questa 8 0. E andiamo avanti finché usciamo dalla ultima 11. Prendiamo 3 11 0 ed entriamo nella prima 11. Ci una 11, una 8 0 color viola, un'altra 11. Ci colleghiamo con la ultima 11. Adesso prendiamo sul lago 7 11 0 ci colleghiamo sempre con la 11 e prendiamo la stessa sequenza di 11, 8, 0, 11. Ci colleghiamo come sempre. E adesso dobbiamo prendere 9, 11, 0. La stessa sequenza 11 8 0 11. Sempre 9
11 8 0 11 7 11 La 11 8 0 11 e adesso 3. Entriamo e usciamo da questa 11. Prendiamo una 8 0, una 11, una 8 0, 3 11, 8 0, altri 3, 3. Ci colleghiamo con questa 11. E la terza ed entriamo in tutte le altre. Facciamo lo stesso giro di prima. Nel senso che passiamo senza inserire niente e adesso usciamo da questa 11 che sarebbe la seconda, da, vedete, allora è la quinta, 1, 2, 3, 4. 5. E prendiamo una 8 0, una 11 e un'altra 8 0. E ci colleghiamo sempre con la quinta 11. E andiamo avanti. Usciamo dalla quinta prendiamo una 8 0 3 11 e un'altra 8 0 e ci colleghiamo sempre con la quinta 11. Entriamo e usciamo dalla seconda. Prendiamo una 8 0, 5 15 e un'altra 8 0. Ci colleghiamo, vedete, siamo usciti da qui. Nella seconda 11 1 8 0 7 11 0 e un'altra 8 0. E ci colleghiamo con la 11 che si trova di fianco qui. E passiamo anche nelle altre. Entriamo finché arriviamo di fronte a questa 8 0
andiamo dentro. Passate. Dobbiamo arrivare a uscire dalla 8.0. In questo modo. Prendiamo 380, 1.11, la goccina, un'altra 11 e altre 3, 80. In questa maniera ci colleghiamo con l'8. 0 e andiamo finché usciamo dalla quinta. Otto zero, due undici, una 8.0. Come vedete qui ho sbagliato, ci doveva essere un'altra 11, vabbè. E mi collego con la quinta. In questo modo. Adesso bisogna nascondere il filo e orecchino Tancredi. È pronto. Io mi sono collegata con l'anellino da questa 8.0. Ed eccoli finiti. Spero tanto che piacciono anche a voi e con le altre colorazioni. Veramente carini, semplici, leggeri, pendenti. Questo è tutto, grazie a tutti e ci vediamo presto. Ciao!